bentornato alla Real Mutua di Stan. Mi hai convinto, voglio stipulare un'assicurazione. Una scelta saggia, della quale non ti pentirai. La questione non è se puoi permetterti o no una polizza assicurativa, ma se puoi permetterti di non averla. A proposito, tu puoi permetterti una polizza? Dipende, quanto costa? Oh, dipende da diversi fattori. Che tipo di copertura desideri? Che cifra vuoi spendere? Tutta una serie di calcoli complicati, equazioni basate sulla scala mobile, eccetera. Ma non voglio annoiarti con tutto ciò. Ti farò una sola domanda. Quanti soldi hai? Beh, ho questi spiccioli di legno. Mi rendo conto. Forse non sono stato chiaro in qualche punto del discorso. Sebbene nulla mi renderebbe più felice che farti uscire di qui, con la coscienza in pace per aver fornito sicurezza alla tua famiglia nella malaugurata ipotesi di un tuo decesso. Io devo mandare avanti la baracca qui. Se non puoi offrirmi qualche altra garanzia, non posso venderti una polizza. Questa autentica reliquia pirata, il vero dente di un vero pirata, unico nel suo genere. È vero oro? Il più puro che esista. Non c'è più molto sputo sopra, comunque. Adesso comincio a parlare la mia lingua. Ottimo! Vediamo di trovare una copertura che ti soddisfi. E ti posso assicurare che hai garantito ai tuoi congiunti un futuro tranquillo dopo la tua triste dipartita. Quali sono esattamente i termini del contratto? È molto semplice, ragazzo. Quando tu muori, chiunque possieda questa polizza riceve un sacco di soldi. Un sacco di soldi? Wow! Wow! Giusto! Ora desidero che tu stia attento là fuori. Certo, lo farò, grazie. Dico sul serio. Voglio che tu stia molto, molto attento. Lo farò. È chiuso. È pieno di acqua zuccherata fermentata che serve a distillare il rum. È pieno di acqua dolce ora. Si certifica che Wonton Good Soup è ispirato almeno una volta su Blood Island. Qui, hai preso il mio specchio. No. Stai mentendo, non è vero? Sì. Rimettilo a posto. D'accordo, d'accordo. Cielo, che rompiscatole. Cos'è stato? Niente.
è una foto di un buffo pirata da strapazzo. Oh, aspetta! Hai rubato quello specchio, non è così? No, non è vero, lo specchio è qui, guarda! Ah, hai ragione, cielo, sto iniziando ad invecchiare. È perché bevi troppo. Pensa ai fattacci tuoi. Bentornato alla Real Mutua di Stan! Voglio incassare i soldi dell'assicurazione. Dammi un sacco di soldi! Ma questa è un'assicurazione sulla vita! Si incassa quando l'intestatario muore! No, sul serio! Io sono stato morto a lungo! E ora? Ti senti meglio? Beh, sì! Hai qualche prova di questo miracolo? A dire la verità, furbacchione, ho la prova proprio qui! Un certificato di morte! Bene, ci deve essere certamente un errore! No, no, è tutto qui, nero su bianco e in alta risoluzione! Sono morto, dammi un sacco di soldi! Sembra che non abbia altra scelta che capitolare. No, dammi solo un sacco di soldi. È quello che intendevo. Oh, grazie. Guarda come brillano! È pieno di deliziosa acqua zuccherata! Scommetto che quest'acqua è buonissima! Ecco, gli ho fatto un bel po' di buchi! Sono intrappolate e brillano come pazze! Perfetto! Il faro funziona adesso. Chi sei? Io sono il gallese volante. Oh! Sono il traghettatore di Skull Island. Intrappolato da troppo tempo nelle fredde nebbie dell'oceano. Ah, come odio questa maledetta nebbia! Davvero? Io amo la nebbia, è bella! Beh, certo che è bella. Ma cielo, che noia! Vorrei andare a Skull Island, per favore. Io non sfiderò più queste tempeste. Per troppo tempo ho vagato in questo fradicio girone infernale. Bevi troppo caffè? Come credi. Comunque, non uscirò mai più in mare, finché non sarà sicuro farlo. Mi serve un compasso?
Pensi che disegnare cerchi perfetti ti aiuterà a raggiungere Skull Island? Non quel genere di compasso. Parlo di una bussola ignorante. Se me ne trovi una, ti condurrò a Skull Island. È il volume C ed è parzialmente digerito. Si legge solo pagina 243. Una bussola è un pezzo di metallo magnetizzato che galleggia in un liquido. Che informazioni totalmente inutili. Questo villaggio è deserto. Curioso. È piena di acqua marina. Ok. Incredibile, un tappo con uno spillo magnetico dentro. La mente vacilla al pensiero. Grande, punta a nord. La scienza è divertente se conosci il segreto. Ecco, prendi questa bussola. Questa è una bussola? E funziona? Naturalmente, non vedi che punta a nord? Oh, incredibile! Come hai fatto? Oh, non è nulla. Vorrei andare a Skull Island, per favore. Tutto a posto, andiamo.